Generation. Si affrontano due squadre che non vincono da alcune settimane. Il Taranto da 4 addirittura non riesce a segnare, 3 pareggi, una sconfitta, l'ultima in casa contro il Pescara prima della sosta. Dall'altra parte una Cavese che non vince da 3 turni, l'ultima a cadere al Simonetta Lamberti è stato il Real Marcianise, 1-0 il risultato finale, con 2 pareggi e una sconfitta interna con il Porto Curaro come curriculum dell'ultimo mese. Tiene palla la Cavese con Lagnena, è stato servito molto bene da Schetter di testa, Lagnena all'indietro ancora per Favasuri, maglia numero 6, pallone al centro sul secondo palo dove c'è Insigne che prova a tenere vivo il gioco in area di rigore, buono Insigne, si libera di Imparato all'indietro per Turienzo che non riesce a calciare a rete. Sinceramente forse c'è stato anche un fallo su Insigne che l'arbitro ha lasciato correre, dubbio al minuto numero 4 all'altezza della bandierina del calcio d'angolo sul mancino, il suo pallone al centro, Turienzo viene messo a terra, calcio di rigore quando i minuti al nostro cronometro sono 12, calcio di rigore assegnato dal signor Vivenzi, maglia numero 4 Radi, maglia numero 1 Brevez. Il mancino di Alessandro Radi parte in questo momento, il tiro, palla alta, c'è la maledizione dei calci di rigore, praticamente non si riesce a segnare dagli 11 metri ed è certo che quando si arriva a calciare un rigore, giocatori esperti, perché Favasuli un giocatore esperto, rigorista l'anno scorso, ma anche Radi, mentre Corona va alla conclusione dal limite, dai 18 metri, anzi qualcosina in più, i 22 metri, palla a giro, leggermente in ritardo Francesco Russo su questo pallone, Cavese che invece prova a fare la partita con veemenza, si è guadagnato un paio di spunti all'inizio Insigne, poi il rigore sbagliato poi da Alessandro Radi e infine una pressione costante che continua ora ai limiti dell'area contriarico, palla per la conclusione di Radi, ora dai limiti su un'area spinta di Migliaccio, il suo piattone termina lentamente alla sinistra di Bremez che ha lasciato correre il pallone, già battuto Corona, su Corona c'è Nocerino, Corona si gira molto bene, poi la conclusione di Giorgio Corona, prova e ha la qualità per farlo, Corona il tiro dalla distanza, palla che termina alta. Cavese che domenica prossima giocherà a Potenza, lo diciamo subito, mentre seguiamo questo cambio di gioco di Schetter molto bello sulla fascia sinistra, molto bravo Insigne, supera Imparato, limite dell'area, Insigne il tiro, la parata di Bremez in due tempi, blocca sull'area piccola, ma che aveva fatto Insigne? Ora Spinelli conquista palla sulla tre quarti, ai 30 metri, Insigne centralmente ancora per Spinelli, potrebbe tirare il tiro alto, ha fatto bene a nostro avviso perché da quella posizione doveva tirare, palla alta, parte Insigne, Radi con il sinistro, palla al centro di testa, Schetter non ci arriva, Bremez mette in calcio d'angolo, riparte però Corona in diagonale, scorre davanti a Corona Russo, gli fa spazio, apre a destra la possibilità di servire Kuneaz, ha iniziato per Imparato, il cross ancora al centro per Corona, lasciato solo, il colpo di testa di Corona termina fuori, mentre Stringara va negli spogliatoi, dice Vivenzi, ha soltanto allargato le braccia, dice Stringara, ma intanto il diverbio continua, fatto sta che la Cavese perde il suo allenatore, riparte Favasuri, poteva forse servire Insigne, invece preferisce servire alto per Turienzo, il controllo di Turienzo, ma è solo sulla fascia sinistra, sull'altro lato c'è Schetter, Turienzo prova il tiro in diagonale che attraversa tutto lo specchio della porta, non ci arriva Schetter, calcio di punizione che batte il numero 3 Bolzan che è dotato di un buon mancino, si allontana Corona, compassatore che però richiama l'attaccante ex Mantova, ex Messina agli albori, batte il numero 9, vediamo, o fa solo una finta, è una finta, batte Bolzan, tiro, pallone che termina fuori sull'esterno della rete, pericolo, scampato, qualcuno è rimasto in silenzio pensando che si fosse accomodato in porta il pallone, Favasuri ora si fa vedere, molto largo, Favasuri è inseguito però da Triarico, lancio centrale per Turienzo, il controllo di Turienzo, il pallonetto, palla sul palo, cosa ha fatto Turienzo, poi il pallone sul palo, tutto molto bello, questa è sfortuna, questa è sfortuna. Il controllo di Favasuli, cambio gioco verso Schetter, fascia sinistra, nella zona di Schetter c'è Imparato, va Schetter, punta all'avversario in area di rigore, il cross di Schetter deviato, il colpo di testa di Turienzo all'altezza dell'area piccola, la parata di Bremez, è stato Bernardo di testa e non Turienzo di testa nella zona però di Giorgino Triarico, lo scambio con Falconieri, va a sinistra Triarico, Falconieri ha uno spazio al limite, prova la battuta, palla alta, stavolta si è aperto la difesa della Cavese in maniera assolutamente pericolosa, lascia a Scartozzi l'incombenza della battuta stavolta Radi e va ai limiti dell'area, c'è solo Falconieri per il Taranto fuori dall'area, cross di Scartozzi al limite, il tiro di Bernardo e la parata di Bremec in calcio d'angolo, si è avvitato Bernardo all'altezza del dischetto, servito Insigne a destra, il lancio di Insigne per Bernardo che non è fuori gioco, in area di rigore il pallonetto di Bernardo che mette fuori, Bernardo si è trovato tutto solo, ha provato il pallonetto dai 12 metri, va sulla fascia Turienzo, Schetter in sovrapposizione però si appoggia al centro per Favasuri, il tiro di Favasuri, palla che si è impennata di poco, Favasuri con il sinistro
alla battuta Francesco Favasuli. In area ci sono 5 uomini. Il cross di Favasuli è buono, al centro di testa Nocerino che mette ancora fuori. Il solito colpo di testa di Nocerino che si smarca ma non trova l'impatto con la sfera, buono. Cipriani, ancora palla a terra, vede e serve Bernardo, non è in fuorigioco. Bernardo è migliaccio, Bernardo controlla palla, molto defilato sulla destra, limite dell'area di rigori. Bernardo vede Cruz, servito, non è in fuorigioco. Cruz, il tiro, la respinta di Bremez, il tiro, il gol! Il gol di Bernardo! Il gol di Bernardo all'ultimo assalto! Il gol di Bernardo Cavese che vince la partita. Era stato bravo Bremez sul tiro di Cruz, ma poi Bernardo mette in rete il gol dell'1-0. Cavese 1, Taranto 0, al minuto numero 94, il gol che meritava la Cavese, assolutamente. Bernardo e Schetter ritornano, bisogna continuare a giocare, manca pochissimo, bisogna continuare a crederci, a premere, evitare che si possa anche imbastire una sola azione. E c'è il fischio di Vivenzi, il fischio di Vivenzi che arriva al 95esimo minuto esatto. Cavese che ha vinto meritatamente.